Menoni, Menoni, come potrei fare senza i tuoi hamburgeroni? Grazie. Davvero. Ormai. Perché poeta tu sei? Il mio poetessa. La poetessa. Il mio Risto Macellaro per eccellenza. Grazie. Io ti adoro, lo sai, lo sai, lo sai che ti adoro, lo sai che sono anche una tua affezionatissima cliente. Davvero. Insieme alla nonna. Esatto, servizio a domicilio. Cosa stai facendo? Piastre contro piastre, fritti contro fritti, qui insomma non se ne vuole più. Si fa delle esperienze sensoriali, di gusto, di olfatto, pazzesche. Naturalmente a Tadà, dove in cucina, l'avete capito, c'è lui. Il mio Risto Macellaro per eccellenza, Luca Menoni. Ciao Luca a tutti, Menoni. Ben ritrovati. Allora, ben ritrovati. Luca Menoni, racconta subito che cosa stai facendo. Allora, stasera vi ho portato un altro piatto della nostra botteghina gourmet, dove potrete, quando si riaprirà la zona, se ritorneremo arancioni, dove potrete mangiare sul posto questo piatto. Ma vi ricordo che lo potete ordinare consegnato a casa e lo potete ordinare lì e portarvelo via. Noi siamo già organizzati, abbiamo le nostre box, per cui vi mandiamo via il panierino. Guardate, mi ha portato il box! Guarda, ho portato il panierino. Più, scusa, allontanati. Sì, allontanati, ecco. Vengo subito ad assaggiare, non ce la faccio. Non può resistere. Non posso resistere. Guarda. Manco fossi incinta. Senti. Siamo? Le nostre chips fatte una per uno a fettine. La fetta 1, la fetta 3. No, ma poi questo è il box. E questo è il box dove dentro ci può entrare due menù, per esempio. Questo è il menù, quello singolo. Te lo ruberei, vai. Oddio. Allora, cari amici, stasera si ragiona di pollo alla briaca. E allora, ragioniamo di pollo alla briaca. Diamo gli ingredienti. Briaca, senti come l'ho detto bene. Pollo alla briaca. E allora, lista degli ingredienti, subito, anzi subitissimo. E allora, vi serve per ottenere questa squisitissima ricetta 2 cosce di pollo con sovraccoscia, 2 cucchiai di senape, 50 grammi di curry, paprika, prezzemolo, maionese, giusto? Sì. 1 cucchiaino di miele, 50 ml di salsa di soia, 1 cucchiaino di salsa Worcestershire, pepe, sale, aglio in polvere, succo di limone, 250 ml di birra bionda, eccola lì, panatura, capperi, una manciata. Tanto e modo. Alla fine capperi, che paccheri. E paccheri, ma che paccheri. Ho il carboidrato in testa. 3 cetriolini piccoli. Bene, benissimo. Bene. Che faccio? Procedo? Vai. Posso procedere? C'è qualcuno allora. Vuole assaggiare il fritto con me dopo. Chi sarà? Chi sarà? Qualcuno che conosce la ciccia del Menoni. Vero. E l'apprezza. Allora, naturalmente lo sapete, amici, io non posso non avvantaggiarmi se i piatti sono un pochino più elaborati. Elaborati, perché per questo cui, ci vuole un pochino. Come vedete. E allora, raccontiamo un po' come... avanti. Dunque, allora, intanto partiamo dalla salsina, perché è vero, sì, disossiamo il pollo, ma ci vuole la salsina. Per cui la salsina si diceva che ci vuole. La ricordi? Ah, allora, senape. La senape. Il curry. E questo c'è. Il curry. Poi il curry. Il curry. 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 Bene. Bello, ma mi piacciono anche tanto i colori. Guardate che meraviglia. Poi cosa c'è? Non è classico, avete capito? Non è classico pollo fritto, quello che si fa, si mette nell'uovo. Cos'è questa farina, che stai mettendo? Questo è un pochino di aglio in polvere. Ecco. Perché deve esserci presente, però se ci mettessi l'aglio tritato non andrebbe bene. Quindi si utilizza un pochino di aglio liofilizzato in polvere. Allora, cerca di rifare un riepilogo della salsina. La salsina ho cominciato con della senape, dopo la senape ho preso un pochino di curry, dopo il curry ho messo l'aglio, ora ci ho messo un pizzicotto di sale e ora andiamo a mettere un pochino di paprika, dico bene? Benissimo. Così gli dà anche un pochino più di colore. Ok, poi si diceva un pochino di succo di limone. Date, controllo la mia friggitrice elettronica, perché non so se l'avete visto, ho la friggitrice elettronica stasera. Proprio non mi dà, non mi segue, ma insomma andiamo, e questo c'è. Allora, poi un pizzicotto di pepe, il succo di limone,
Oh, sta andando bene il nostro delivery, eh? Tanta gente risponde, eh? Alle consegne a casa del nostro Davvero? Cibini, eh sì. Evviva! Piano piano si sta studiando anche il famoso panino Romeo, eh? Eh no, perché abbiamo fatto io delle prove, veramente mi arrabbio, voglio il panino Romeo, il panino Tadà e poi qualcos'altro. Allora, cosa quindi manca? Quindi tre ne devi fare, ma, eh? Esatto. Vuole anche il panino della nonna Antonetta, perché sennò è gelosa. Eh sì. A casa. Allora, Tadà. Questo è un pochino di salsa di soia. Bene. Questo, abbiamo detto, ci doveva essere un pizzicotto di miele. Ecco qua. Un pochino di miele. Bene. Mille fiori. Poi che abbiamo... salsina gourmet, eh. E abbiamo il Worcester. L'uridosa al punto giusto, come dico io. Viene fuori una pastellina. Eccola, la nostra birra. Semplice birra bionda, va bene? Non ne va messa troppa, se no viene la pastella troppo liquida. Invece deve venire la pastella pastosa. Pastella pastosa. Eccoci, e ci siamo. A questo punto, dal vostro macellaio, vi farete disossare la famosa coscia di pollo e sovraccoscia. Va bene? Se poi vi volete divertire a disossarla voi, seguite il risto macellaro. Sempre e comunque. Ho preso la coscia perché secondo noi, secondo me, è quella che... è più saporita rispetto al petto di pollo, se disossata bene con attenzione. Non a me piace tantissimo fare coscia e sovraccoscia di pollo alla birra proprio. Non ci si trova dai menoni tanto grasso, però viene poi della consistenza giusta, specialmente per farlo fritto il pollo. Ecco, non fritto, io lo faccio alla birra, ti stavo dicendo. Pollo alla birra? Ah, buono. Coscia e sovraccoscia. Bene. E viene buonissimo, viene ecco. Tenerissimo. E come lo prepari? Sentiamo. Allora, praticamente cosa faccio? Faccio scaldare un pochino d'olio. Prima mi faccio disossare le cosce e sovraccosce. Dal macellaro, bene. Che ti immagini io a disossare il pollo? È vero, è vero. L'avevi prese, sì. Mi ci vedete a disossare un pollo? Ma insomma, via, dai, prova. A spennare un po'. No, dai, scherzo. Comunque, disossare appunto questo pollo. Poi cosa faccio? Scaldo un pochino d'olio. Ci metto sì. Tutti i vari aromi, quindi rosmarino, salvia, quello che mi viene in mente. E cosa faccio? E ci metto anche un pochino di cipolla. Bianca? Bianca? D'oro. D'oro? D'oro, dorata. Cipolla dorata? Perché è un pochino più delicata. Dopodiché la faccio appassire. Sì. E comincio a metterci queste cosce sovraccosce e le bagno con la birra. Le faccio rosolare e ci metto il coperchio. That's it. Buono? Buonissimo. Ah, mi sono dimenticata, una leggera infarinatura prima, leggerissima. Non utilizzo la farina bianca, io utilizzo la farina integrale. Farina integrale. Allora, cari amici... come avete visto, io ho fatto i pezzettini da una coscia, ci ho ricavato 4 pezzettini. No, no, si potrebbero fare anche un po' più piccoli, ma insomma tanto più piccoli poi. Sì, sì. C'è poca soddisfazione a mangiarli, vanno via proprio in un boccone. Lasciateli in questa marinatura almeno un'oretta, affinché questa marinatura entri proprio nella ciccia e la insaporisca anche all'interno, va bene? Io nel frattempo mi sto portando avanti a friggere comunque un pochino di pollo per far vedere. La temperatura dell'olio cercate di mantenerla sempre sui 170. Stasera non è facile con questo fornellino perché o mi va su o mi va giù e non mi riesce mai a tenere via di mezzo. Una temperatura costante. Ho cercato di farlo, ma insomma, bene. Allora, delle cose che dobbiamo preparare la salsa tartara. Dico bene? Esatto. Salsina. Ho preso della maionese, buona. Poi prendiamo un ciuffettino di prezzemolo, i cetriolini. Ho un po' di rubrica di saluti anche stasera, eh? Hai visto? Sono tante le persone che ci seguono, eh?
Davvero? Davvero, davvero. E allora la facciamo tante, questa rubrica dei saluti o finisci di tagliuzzare? Facciamo così. I tuoi ingredienti. Facciamo così, prima finisco di tagliuzzare, vorrei... Vai. No, per carità. Vorrei poi tagliuzzarmi di sì mentre saluto. Cosa stai facendo con questo battutino? Io faccio sempre, sono abituato a maneggiare coltelli, per cui per me un battutino si lavora bene così, fatto al volo con la coltella. Il celeberrimo battutino a coltello. Esatto, niente mezzaluna. Oh, davvero, io la mezzaluna la so toprare. Non la sai toprare? Non ma la che so dici? Usare. Davvero, non mi ricordo. Sei un esperto conoscitore dei coltelli, perché ovviamente è macellaro. A proposito, approfitto mentre parlo, mentre preparo, di parlare di come fare a ordinare le cose da portare a casa, sia per la ristomacelleria, sia per la botteghina gourmet. Per cui anche in ristomacelleria vi ricordo che potete sempre trovare i nostri piatti soliti, che prepariamo di solito per la terrazza, e li prepariamo anche da portare via. Quindi ve li potete gustare a casa, oppure ci sono anche pronto cuoci direttamente dalla macelleria, quindi sono pronti, sono solamente da cuocere seguendo le indicazioni ed eventuali ingredienti da mettere in più del nostro Luca Menoni. Esatto, allora se andate sul sito www.macelleria-luca.it oppure Macelleria Luca dal 1921, che è il profilo Facebook, su tutti e due questi profili potete scaricare, abbiamo proprio messo un linkettino, lo scaricate anche sul telefono, arriva il menu di quello che c'è in asporto con prezzo, nome e ingredienti. Poi io te di nuovo la patatina, brava. Mi raccomando, in più sul sito www.macelleria-luca.it potete trovare la nostra vetrina online, sulla quale vedete i prodotti, c'è un carrellino da creare, programmate il ritiro in negozio e noi nell'arco di 24-48 ore vi prepariamo la roba. Questo sarà molto interessante e molto utile anche per gli ordini di Natale. Capito, Francesca? Certo, anche perché c'è anche un termine, eh? Esatto, il termine ultimo per gli ordini di Natale, vi ricordo, è il 19 dicembre. Dopodiché noi ci siamo lì dedicati a voi, a preparare le vostre robe. Veglioni senza menoni, come si dice. Come? Veglioni senza menoni. Veglioni senza menoni. Bene. Che profumini. Sentito? Che profumini, menoni. Ragazzi, Ale. Menoni ci stupisce sempre, eh? Meglio di così. Bene. Allora, che facciamo? Procediamo. Facciamo con la rubrica dei saluti. Dei saluti. Fa la rubrica dei saluti, vai. Allora. Un'altra patatina. Giusto in questi giorni è venuto a trovarci e a fare la spesa, proprio perché ci hanno visto a Tadà, la signora Patrizia Olivi. E che voglio salutare. Ciao Patrizia, grazie Ciao di venire Patrizia. Da noi e grazie di venire a Tadà. E di vedere Tadà, scusa. Poi anche la sua amica Cristina, che anche lei viene a fare la spesa con lei. Ciao, ciao. E stasera vi faccio vedere come si cucina il pollo. Poi Tommaso Innocenti, con la sua famigliola in gamba, e l'altro giorno, proprio l'altro giorno è venuto, ha preso una super bistecca e ci ha inviato un messaggio Quella per ringraziarci. Che quando si potrà tornare alla ristomacelleria, prima di andare bisogna chiamare Menoni. E si può gustare anche in terrazza. Oh, che meraviglia. Poi la signora Rita Viani, anche lei... viene alla macelleria, ha visto la botteghina, è stata a comprare la roba anche lì e segue Tadà. Quindi vi si ringrazia tanto per questo, per essere fan della macelleria e di Tadà. Grazie, allora, saluti a tutti. Senti, c'è un ospite speciale stasera. Sì? Guarda un po' chi c'è. Guarda chi c'è. Guarda un po' il chi mito. C'è. Guarda un po' chi c'è. Allora, saluta la prole anche stasera, perché in tempi di Covid, quando non si può, c'è lui. Mettila. Ciao. È venuto a assaggiare le patatine del Menoni, eh? Allora ora gliele porto Dopo io, si fanno assaggiare, brava. Vai. Buone le patatine. Aspetta, dammi qui. A me piacciono molto le patatine, anche il pollo. Ti piacciono molto le patatine e anche il pollo. Sì. Quel signore lì, sì, che sta cucinando, sì, è quello che ci porta la ciccia a casa, quella buona. È lui. Dai. Buona. Quando ti arrivano gli hamburger. A me piacciono le ciccie buone. Ah sì, Le ciccie buone tanto.
Visto? Oh. Allora, vuoi una patatina? Oh, sono finiti! Lui è contento, guarda. Hai visto come sono fini? No, mi sto vedendo perché ci sono io in quella lì. Ah, quella ecco. Televisione, stai in televisione. Vuoi stai in televisione perché stai con la mamma. La vuoi una patatina del menù? Certo. Tieni, vai. Ora vai dalla Lori, vai. No, bravo. Voglio stare con te. Vuoi stare con me. Allora rimani qui perché la mamma deve stare qui e deve lavorare. Molto bene. Allora, Menoni, andiamo avanti. Calca le scene da giovane, esatto. Bravo, bravo. Quali sono le caratteristiche per un ottimo fritto? Allora, usare un olio che resista ad alte temperature. Ricordo che la temperatura ideale per un fritto così va dai 170, fra i 160 e i 170 gradi. Andare troppo oltre non va bene. Per le patate, invece, bisogna andare un pochino di più, se sono patate a striscioline. Bene. Noi preferiamo utilizzare un olio di semi. Certo. Certificato. Certo. Prodotto italiano. Che comunque tu fai sempre un'ottima scelta di quelle che sono le materie prime che tu utilizzi e anche di quelle che sono le carni. Esatto. Perché ricordiamolo che tu ti vai a scegliere proprio gli allevamenti e lo fai a casa nostra, quindi nel Mugello. Mugello e Casentino. Bambino sano questo, vedi, si mette vedi? Anche la mascherina, ovviamente non per mangiare. Sono buone queste patatine, dopo si assaggia sì, il pollo, eh? Dopo si assaggia il pollo fritto, un'altra passione, sì, felicissimo. Meglio, tutto sua madre, vedi? Tutto sua madre lui, eh? Tutto sua madre, per le leccorne, allora, si dice. La regia senz'altro mi inquadra, ora dopo che facciamo finta sia passato quella mezz'oretta che dicevo prima o anche un'ora di marinatura, certo. Andiamo a fare l'impanatura. Parliamo dell'impanatura. Questa impanatura, come avrete potuto vedere... senz'altro l'avete notato, non è un'impanatura classica, tipo pangrattato e basta, ma c'è del pangrattato preso da pane casalingo, poi ci ha aggiunto un pochino di farina di mais e poi ci ha aggiunto un pochino di fiocchi e di cereali. Questo cosa fa? Fa sì che quando il nostro fritto, e lo facciamo anche sulle fettine impanate della macelleria, quando lo andiamo a mangiare sarà bello crispy, bello croccante fuori. Buono, e tratterrà... A me mi piace. Capito? E tratterrà i sughini che li mettiamo. Ha detto, a me piacciono le cose croccanti. Bene. Guarda, c'è il Menoni, siamo a posto, Fede. Stasera si cena bene, stai tranquillo. Stasera si cena bene. Tutto croccante e buono. Federico, vuoi venire a fare il macellaio? Vuoi andare sì con lui no? A fare la ciccia? Sì, sì. Ma no, ah, guarda, ora non si diverte. Può. Ora non si può, però un giorno si va, quando si potrà tornare... No, si va in a ballare, posso andare a ballare, mo si comincia già ora, no? Sono chiuse le discoteche ora. Ecco, bravo. Non si può fare niente, non si può andare neanche in bottega dal macellaio. No, Dietro il bancone. Dietro, esatto. No amore, ora non puoi, devi stare fermo qui, immobile, al mercato... anche perché abbiamo gli ultimi 5 minuti. A proposito di sicurezza, volevo rassicurare le persone e ricordare certo. Che al mercato di Sant'Ambrogio abbiamo istituito fin da subito, quando necessario, abbiamo istituito un servizio di sorveglianza, abbiamo gli steward che prendono la temperatura al mercato, cioè alle persone che vengono al mercato, in più contingentano gli ingressi, cioè non ci fanno stare più di 8 persone al dentro il mercato, per cui venire a fare la spesa a Sant'Ambrogio è venire in un posto in tutta sicurezza. Dito, quindi importante, ovviamente eh? Quando entrate vi misurano la temperatura, c'è l'igienizzante ad ogni angolo del mercato di sì, Sant'Ambrogio, esatto. Poi ricordatevi che comunque è uno dei mercati più antichi, storici di Firenze ed è un mercato, quindi è aperto. Esatto, è all'aperto. E quindi esatto. Proprio perché è all'aperto c'è anche una maggiore areazione, quindi che garantisce esatto. In qualche modo gli una minor diffusione grandi, di eventuali virus. Da certo. Permettere il distanziamento fra le persone. Poi anche i tuoi banconi sono messi molto bene già prima del Covid e quindi praticamente stai calmino, Fe, perché se no niente pollino, capito? Okay. Ecco, ok. E niente esatto, e niente castello. Sì, non sono polpette, è pollo. Pollo fritto. Pollo fritto. Che lui si ricorda delle sue polpette. Capito, Menoni? Sembrano delle polpette. Invece che la cibo. Eh no, invece sono... è pollo, capito? È pollo con croccante. Eh sì, è quello fritto. Fritto. A lui piacciono le cose fritte. Poverino. No, è anche vegetariano però. Ah però. Ma non c'è problema. No, vero? No, non ci sta le polpette. Perché all'hamburgeria che cosa c'è? Le falafel. Ecco. Cosa stai mettendo? Cosa sta mettendo ti chiede? Il ketchup bianco sto mettendo. Mo me ruba il lavoro. Il ketchup bianco.
Sì, è il ketchup albino, dice, sì, capito? Sì, è tipo una maionese, un ketchup. Ecco qua. Questo è come consegniamo il box da portare via. Evviva! Chi invece la mangia sul posto c'ha la scatolina, mi quella piace, più piccola. A me. Sì, a lui piace molto, a sulla fiducia. A noi ci piace. Ora si assaggia, tranquillo, perché... Meno male che assaggiamo. Sì, uno. Ecco. Cioè, come si fa? Prima si assaggia. E poi la ciccia. E se ci piace, si compra, si ordina. Ecco. Si chiama il Menoni e si dice: Menoni, facci i pasticcioni, Menoni. E lui fa tutto. I pasticci di ciccia. Sì, bene. Ma noi dopo, quando ritorniamo a casa, ordiniamo noi i ravioli. Ce li fa il Menoni, naturalmente. Il Menoni ci fa tutto. Allora, si assaggia? Ma secondo me sì, io dico che ci siamo. Vai, guarda lui. Vai, assaggiti questo fritto. Io credo che i migliori palati sono i bambini. Com'è? Una delizia. Ah, guarda là. Ale. Com'è? Com'è? Pollice su? Pollice su? Se vi piace questo pollo, vai. Bene, assaggiamo questo pollo. Vai. Buonissimo. Buonissimo. Ha detto è buonissimo. Ah, sì. Ora tocca a me però, ma non mi frega il lavoro, eh. Una salsina l'hai assaggiata? Sì, guarda. Ti piace? 1, 2, 3, che il pollo fritto finalmente venga a me. Vai, ruba il lavoro. Vai. Com'è? Mamma mia. Ma com'è questo Menoni? Si porta a casa? Sì, certo. Sì, certo. Menoni, sei assunto. Grazie. Posso venire lui a fare la cena? Sì. Vieni a fare da cena, va bene? Così. Saluta la è nonna. È croccantissimo, sentite che ha detto. Hai sentito la croccantezza che dicevo? Domani, anche domani. Bravo. Si era detto il fritto una volta alla settimana, Fede. E questa? Questa, domani. Buonissimo. Buonissimo, Menoni, che soddisfazione. Che testimonial migliore lo possa avere, Pure. È spettacolare. Menoni, ci hai conquistato. Ho fatto centro. È spettacolare. Come hai detto? Com'è? Dillo. No, come hai detto? Dillo qui. Stupendamente buonissimo. Stupendamente buonissimo. Menoni, c'hai delle recensioni. No, guarda. Pazzesco. Hai vinto il bimbo d'oro dopo il gambero rosso. Bene, guarda, mangia. Menoni, allora quando non mangio lo porto da te. Sì. Quando siamo dicevo, d'accordo? Che tu vedi un po' inappetente. Allora, fuori. Ricordatevi, il Menoni c'è sempre per la spesa, la ciccia, il pranzo da asporto e per i pronto cuoci. Esatto. Meglio di così. E per il pranzo di Natale. Entro il 19 dicembre. Ricordatelo. Almeno do 1000 pollici in su. 1000 pollici in su. Mille pollici. 1000 pollici. Quindi, come si fa per chiudere? Si fa... Ciao Luca Menoni! No, aspetta. Piano. Anzi, invece di 1000 pollici in su, all'infinito di pollici in su. All'infinito di pollici in su, Menoni, come lo fai te il pollo fritto? Non lo fa nessuno. Linea TG38 e Contadà, ci vediamo domani. Giuro che domani non lo porto. Mangia tutto lui. Stessa rete, stessa ora, stesse me. Comunque, buon sangue, non mente. Ta-da! Ta-da! Ciao!